Bentrovati al consueto appuntamento settimanale con l'approfondimento politico a cura di TVR Tele Italia 7 Gold. Questi nostri titoli: favorire la circolazione dei crediti fiscali, tutto esaurito il treno per il Salone del Libro, in mostra la pittura poetica di Tognarelli. Approvata a maggioranza la proposta di legge che stabilisce la maggior circolazione dei crediti fiscali. Gli enti economici regionali e le società controllate dalla Regione Toscana potranno acquistare i crediti fiscali delle banche da portare in compensazione con i propri debiti fiscali e previdenziali, a condizione di disporre di proprie risorse economiche e finanziarie sufficienti per far fronte sia all'acquisto sia ai possibili rischi derivanti dalle operazioni svolte. Nell'atto si stabilisce che la Regione non ha, nei confronti degli enti e delle società controllate che vorranno procedere all'acquisto, alcun obbligo normativo di finanziamento. Ringrazio i colleghi per aver approvato e tutta l'Aula per aver approvato oggi la legge sui crediti incagliati. È una risposta, seppur ci rendiamo conto parziale, consentitemi, a una non risposta del governo. Ci sono tante aziende in difficoltà, tante imprese. Quella del superbonus è stata davvero un pasticcio tutto italiano. Io mi auguro che in futuro, perché le politiche degli incentivi non potranno assolutamente terminare col superbonus, c'è bisogno di efficientare il nostro patrimonio immobiliare, c'è bisogno di contrastare il cambiamento climatico, ma non possono essere i cittadini a farlo. Quindi abbiamo bisogno degli incentivi, ma incentivi inquadrati in un progetto industriale con una visione chiara di sviluppo e soprattutto non di continui cambi di normative su cui poi i cittadini si trovano a pagare e si trovano in difficoltà. Questo è quello che abbiamo provato a fare oggi. Sono molto orgogliosa che lo abbiamo fatto tutti insieme, anche al di là delle differenze politiche, perché quando i cittadini hanno bisogno la politica tutta ci deve essere e noi oggi ci siamo stati. Riteniamo assurdo il fatto che con risorse regionali si debbano andare a garantire dei crediti che non sono stati in grado di essere riscossi. Noi siamo per un mercato libero dove le imprese si assumono la responsabilità, in primis quelle di natura finanziaria, e non è corretto far rischiare sulle finanze della regione la riscossione di crediti inevasi, ancor più su misure di bonus che abbiamo sempre ritenuto inopportune da parte dei governi, in particolar modo di quella dei 5 Stelle, che hanno voluto introdurre delle normative assurde nel nostro paese, se pensiamo al 110 e ad alcuni bonus che sono stati introdotti nel sistema economico della nostra regione. Molto rischioso per le finanze della Regione Toscana assumersi questa responsabilità e come tale non abbiamo partecipato a questa votazione, e quando abbiamo visto che si tratta di una funzione, di una visione totalmente assistenzialista, dove ha visto varie forze politiche trovare invece una sintesi trasversale, la nostra concezione riformista e liberale ci ha portato a essere liberi di non partecipare a questa votazione. Penso che oggi sia stato dato un segnale estremamente importante da parte di tutta l'Aula. È stato fatto un lavoro condiviso su una proposta di legge che finalmente consente anche alla Regione Toscana, attraverso le sue società partecipate, non tutte, di poter, diciamo, interloquire con il sistema bancario toscano e quindi farsi parte attiva nell'acquisto dei crediti derivanti dal superbonus. È stata una partita che si è giocata con estrema attenzione, con estremo equilibrio, tutto questo perché vi era la necessità condivisa, direi, a questo punto lo possiamo certificare, di dare una risposta al settore, che è quello, diciamo, dell'edilizia, che davvero si è trovato in estrema difficoltà. Di fronte a un provvedimento che è quello comunque di intervenire su una misura che ha avuto effetti positivi da una parte sulla crescita del paese, ma dall'altra ha determinato uno squilibrio sui conti pubblici estremamente importante. È chiaro che l'intervento a tutto tondo del governo in qualche maniera ha cercato di puntare al contenimento della spesa pubblica, però io credo che fosse importante oggi che l'ente regionale desse una sua risposta. Ci sono dei punti importanti nella legge, perché oltre appunto ad aprire a questa possibilità, interloquendo con il sistema bancario, lo si fa con la garanzia da parte delle banche della solvibilità del creditore, lo si fa garantendo la sostenibilità anche dal punto di vista dei conti della
Regione Toscana, prevedendo un apposito fondo di garanzia nel caso in cui, diciamo, si rivelassero crediti cattivi, ma in realtà questa è una possibilità viene sì contemplata, ma che è scongiurata dal fatto che si tratta di crediti certificati e attestati, quindi sono crediti buoni, e in questo modo appunto cercheremo anche sotto questo punto di vista di creare l'effetto virtuoso di liberare anche quelle risorse che acquisendo in pancia i crediti possano poi rimettere liquidità a sostegno poi del sistema economico. Quindi io credo che oggi davvero anche come centrodestra abbiamo dato un segnale importante, per cui sui temi seri, concreti, siamo davvero capaci di esprimere anche delle scelte importanti e di proporci davvero in Toscana come forza di governo. La Lega non ha partecipato alla votazione di un provvedimento che riteniamo un pannicello caldo e alquanto confuso. Noi abbiamo fatto delle domande molto puntuali per quanto riguarda questa proposta di legge. Abbiamo chiesto quali saranno le società partecipate della Regione Toscana che potranno acquistare i crediti. Concretamente non c'è stata data risposta, se non è veramente molto confusa. E inoltre abbiamo chiesto se il fondo a garanzia del 20% sia sufficiente per garantire la Regione Toscana. Inoltre parliamo veramente di poco, di 5 milioni di euro, quindi veramente un pannicello caldo. E inoltre tengo a leggere proprio la scheda finanziaria, la quale dice che la proposta di legge si sostanzia nella possibilità per gli enti pubblici economici regionali, per le società partecipate della regione, che torno a ripetere non c'è stato risposto quali siano, non inserite nelle amministrazioni pubbliche nell'elenco aggiornato ogni anno dall'Istat, di acquistare crediti fiscali dalle banche, e quindi non dalle aziende, non dai cittadini, dalle banche. Quindi 5 milioni per le banche. In questo si concreta questo provvedimento che sicuramente può andare incontro a una esigenza che esiste, che è quella appunto dell'acquisto dei crediti edilizi, ma che non dà soddisfazione e che rimane davvero ben poca cosa. La Regione Toscana con questa proposta di legge cerca di dare un contributo a ovviare ai gravi danni che questo governo ha fatto col blocco delle cessioni dei crediti, per una misura che fondamentalmente è stata una grande occasione per l'Italia per rivalutare e riammodernare il patrimonio edilizio, soprattutto quello privato, con un investimento di 71 miliardi di euro che ne ha riportati quasi 200 di investimenti di indotto, di lavoro, di PIL, ben 6 punti di PIL percentuale. Il grave problema dei crediti incagliati purtroppo non si potrà risolvere con il contributo piccolo che la Regione potrà dare dal punto di vista economico, ma è un segnale di rispetto verso tutte quelle famiglie che si sono trovate, per il furore ideologico del governo Meloni, a trovarsi con degli investimenti fatti con l'impossibilità di poterli recuperare. Questo è il motivo per cui noi votiamo a favore. E lo ricordiamo ancora, il superbonus edilizio è stata una misura che l'Unione Europea intendeva e intende ancora esportare e che, come loro stessi hanno detto, l'Unione Europea, se fosse continuata, avrebbe potuto generare una ricaduta economica molto positiva nel corso degli anni e soprattutto duratura. Purtroppo questo governo non era dello stesso avviso e ha preferito rovinare decine e centinaia di famiglie e aziende. Tutti prenotati i posti sul treno dei lettori toscani per portare gratuitamente al Salone del Libro di Torino 450 cittadini toscani. Il servizio è stato istituito per la prima volta grazie all'impegno e ai finanziamenti di Giunta e Consiglio regionale all'interno delle iniziative legate al Salone del Libro, dove la Regione Toscana, come ogni anno, sarà presente con il proprio stand. Le prenotazioni dei posti sul treno hanno registrato il tutto esaurito in 24 ore. Quest'anno la Toscana ha investito moltissimo
nel Salone di Torino, nella propria presenza al Salone. Abbiamo cominciato a lavorarci con gli Stati Generali, alla Fiera Testo a febbraio abbiamo fatto un incontro di rilevanza nazionale e internazionale con il direttore della Fiera di Francoforte, della Buchmesse, sul valore delle partecipazioni istituzionali alle grandi fiere a sostegno dell'editoria, e abbiamo deciso, il presidente Gianni e il presidente Mazzeo hanno raccolto questa sfida e hanno deciso di investire molto nella partecipazione al Salone e nel sostegno al nostro comparto editoriale. L'editoria toscana ha una grandissima tradizione e tutt'oggi è un settore industrialmente molto vivo, molto brillante, che però ha bisogno del supporto delle istituzioni. Quest'anno per la prima volta, con due avvisi successivi, abbiamo finanziato sia gli editori che non avranno un proprio stand e parteciperanno allo stand della Toscana, e sono 33 in uno stand triplicato nelle dimensioni rispetto al passato, potranno mostrare il loro lavoro e anche presentarlo nel piccolo auditorium che avremo allo stand, mentre 14 editori più importanti che hanno il loro stand e hanno le forze per prendere un loro stand riceveranno per la prima volta un contributo e un sostegno alle spese da parte della regione. Ha riscosso molto successo la mostra dell'artista pisano Gianfranco Tognarelli, Superfici del Silenzio, inaugurata lo scorso 2 maggio nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi in Palazzo del Pegaso in Via De Pucci 16 a Firenze. Tognarelli è nato a Pontedera nel 1949. Dopo il diploma tecnico si è iscritto alla Scuola Libera del Nudo e all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, diplomandosi nel 1973. Ha esordito alla fine degli anni 60 con opere figurative. Dalla fine degli anni 80 i suoi dipinti si andavano caricando di suggestioni oniriche e di riferimenti mitici. Le mostre ospitate nello spazio espositivo Ciampi a Firenze sono sempre a ingresso gratuito. Il silenzio è quello che, secondo me, è quello che serve per comprendere un quadro. Bisogna porsi di fronte al quadro e cercare appunto di riceverne l'emozione che dà, e questo deve essere fatto nel silenzio, secondo me. Ecco, la mia pittura vorrebbe essere un'evocazione di sensazioni, e quindi questa cosa del silenzio è proprio per cercare, poi non è detto che la mia sensazione, quello che l'importante è che dia una sensazione a chi riceve l'immagine, che può essere anche diversa dalla mia, però ecco, il silenzio accompagna questa visione. Questa mostra valorizza una parte importante della produzione di Gianfranco, realizzata tra il 2010 e il 2024, è la parte, diciamo, della sua opera astratta, incisa e pittorica, un percorso di esplorazione dentro il mondo mentale di un artista che diciamo ad aderire tanto al mondo di oggi in termini di messaggio, di impegno e di coinvolgimento rispetto a quelli che sono i temi dell'attualità. Facendo riferimento alle opere qui nella mostra, guardavo qui davanti a me l'opera là in fondo, Profughi, per esempio, dove ci parla del dramma dei migranti, dei naufraghi che lasciano i loro paesi e vengono in questi nostri lidi ostili. Quindi penso che il visitatore troverà grande interesse in questa mostra e venga stimolato anche da questa arte particolare, che è astratta ma al tempo stesso mantiene delle dimensioni, le dimensioni dello spazio, le dimensioni architettoniche, una grandiosità che è qualcosa di particolare della sigla di quest'artista. Parlo di musica jazz, di improvvisazione, che io trovo dietro quest'arte. Lui ha parlato anche di tristezza, io ci trovo un grande piacere, nel senso che questa pittura è una pittura che può essere aperta a tante interpretazioni, ma soprattutto è una pittura estremamente piacevole che spero che il pubblico possa incontrare e divertircisi vedendo queste cose.
Si chiude qui lo spazio dedicato all'approfondimento politico da parte di TVR Tele Italia 7 Gold. Vi aspetto la prossima settimana. Grazie per l'attenzione e arrivederci.